Bentornati sul canale, siamo di nuovo in esterno e finché le cicale ce lo permettono, perché poi cominceranno a fare un chiasso indiavolato e comunque fino appunto a quel momento saremo qui sul terrazzo o giù, insomma, in esterno. Ho sistemato qualcuna delle mie pianticine, dopo magari vi faccio un po' vedere, e ho sistemato anche lo smalto, gli amici di Instagram sanno che sto un po' smanettando, diciamo così, con le unghiette e con basi, smalti semipermanenti e quant'altro. E comunque attualmente la condizione è questa, buona direi, e sto aspettando i famosi 21 giorni perché lo smalto è garantito per 21 giorni. Vediamo se questa volta riuscirò ad aspettare e a vedere appunto il risultato. Per adesso direi che è buono, considerando che stamattina e anche ieri ho fatto parecchio giardinaggio, poi ho tolto un po' di erbaccio, insomma ho usato le unghiettine. Comunque, libro di oggi, il libro di oggi ce l'ho qui, è il primo di una saga, come dicevo nel video precedente, una saga della quale c'è anche la serie televisiva. Io la serie televisiva non l'ho vista, però ho deciso di farmi regalare, perché questo poi è stato il libro, mi pare l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo benissimo. Per una festa, mi pare la festa della mamma, e proprio perché c'era questo cofanetto che io adesso non ho portato, ma che potete recuperare perché c'è proprio un video dove vi faccio appunto vedere anche questo cofanetto, un cofanetto che conteneva delle carte, una sorta di diciamo così, materiale aggiuntivo, perché poi è un libricino con delle lettere, insomma una sorta di spin-off, non lo so bene, su alcuni personaggi, e poi il primo volume di questa saga, ovvero, appunto, signori, signori, rullo di tamburi, Io e il Duca. Primo volume della serie Bridgerton, che io fino a poco tempo fa dicevo storpiavo perché non mi ricordavo bene come si dicesse, avevo già sentito parlare, però è Bridgerton, ovvero una famiglia. Qui siamo su una storia romance, quindi amici del romance, tutti, chi non ama questo genere assolutamente si astenga, perché è un libro romance nel senso proprio pieno del termine. Io e il Duca è scritto da Julia Quinn, che è anche l'autrice degli altri libri, chiaramente non solo, perché ho scoperto essere un'autrice di romance molto conosciuta, e lei è stata un'autrice Harmony anche, tant'è vero che le prime edizioni di questa serie di Bridgerton è uscita proprio con Harmony. Un'autrice però, sì, Harmony, chiaramente, anche se questo spesso è mal vista come cosa. Sapete che io sono assolutamente contraria, perché ho letto parecchi Harmony, ne ho in casa e ho trovato delle vere e proprie perle all'interno di questi libri Harmony, perché l'ho già detto, lo ripeto con grandissimo piacere, molto spesso le autrici usano questi libri, questi romance come dei divertimenti. Magari sono scrittrici di saggi, spesso sono professoresse universitarie, quindi che hanno comunque una vita un po' seriosa, diciamo così, e si danno questo momento di sfogo, di divertimento con il romanzo rosa. E quindi vengono spesso fuori dei risultati un po' inaspettati, perché lo sappiamo tutti che quando ci rilassiamo e usciamo un po' dalla nostra comfort zone, possono venire fuori anche delle cose molto carine, e questo è il caso di alcune autrici. Non vi dirò adesso i nomi perché farò un video dedicato, dato che devo comunque farvi vedere anche i miei nuovi Harmony, quelli che sono arrivati nel frattempo, perché ne ho acquistati anche degli altri. Purtroppo, e qui finisco il discorso Harmony ed entro nel merito del libro, il sito del quale vi ho parlato tante volte, cioè iharmony.it, non è stato chiuso, ma non si possono più fare acquisti, quindi voi potete comprare libri Harmony solo in edicola. Peccato, perché comunque il sito era molto comodo, spesso le spese di spedizioni non c'erano.
e quindi ci ho comprato tante volte sul sito. C'erano anche dei piccoli regalini che ogni tanto venivano dati, non c'era un limite di acquisto, insomma si poteva anche andare a comprare un libro da 6-7 euro e basta. Purtroppo hanno chiuso, non lo so per quale ragione, lo shop l'hanno chiuso, adesso si possono vedere i cataloghi dei libri che loro appunto hanno in vendita durante il mese, ma l'acquisto lo potete fare soltanto in edicola, l'acquisto fisico. E questa cosa un po' mi è dispiaciuta, un po' perché io non vivo in città, lo sapete, vivo in un piccolo borgo della provincia di Perugia, non è che qui non ci siano edicole, per carità ci sono, però voglio dire non è che mi posso mettere a fare il giro delle edicole perché ci vogliono chilometri e chilometri da macinare e quindi quando non li trovo in quelle che sono le mie edicole di riferimento a volte mi fermo. Nel caso del sito si poteva comunque fare l'acquisto, non è più così, va bene, sosteniamo però le edicole. Perché so, ho letto da qualche parte delle statistiche un po' preoccupanti, cioè qualcuno dice che nel giro di pochi anni le edicole saranno scomparse, quindi cerchiamo di sostenere le edicole in tutti i modi possibili. Comunque, dicevo, un'autrice Harmony, anche Julia Quinn, e una volta finito il libro, cioè io il Duca, ho proprio fatto questo pensiero, ci ho detto questa autrice stacca, perché comunque io ho parlato di perle rare, cioè non è che tutti gli Harmony ovviamente hanno queste caratteristiche che vi dicevo, no? Questa, non sono tutti delle perle rare, ovviamente, anche perché sono tanti e non sempre il target è alto. Quando però trovate qualcosa che stacca, lo capite subito. E questo è il caso di Julia Quinn, indubbiamente. Perché in questo primo volume cominciamo a fare la conoscenza di una delle componenti della famiglia Bridgerton. Siamo a Londra, l'epoca è Regency, quindi siamo in Inghilterra, per cui se amate le storie romantiche alla Jane Austen, indubbiamente non potrete non apprezzare questo libro. Per quello ho detto all'inizio, attenzione, perché il target è molto definito, quindi veramente definitissimo. E comunque appunto abbiamo questi personaggi che sono i primi che incominciamo a conoscere della famiglia Bridgerton, perché a quanto ho potuto capire i Bridgerton sono parecchi. I figli di Violet sono 8 e qui nel primo volume io e il Duca facciamo la conoscenza della prima Daphne, che è appunto una delle figlie e una delle figlie di Violet, di Bridgerton, Violet, sì, Daphne. E poi non solo, chiaramente, conosceremo anche il Duca. La storia è molto romantica, pochissimo spicy, ve lo dico subito, e questa cosa secondo me è positiva, perché io è vero che non sono più una ragazza, però resto nel cuore una ragazza romantica, sono una ragazza romantica un po' all'antica e apprezzo molto di più le scene romantiche. Ve l'ho già detto questo discorso, no? Lo facevamo a proposito di Felicia Kingsley, dell'ultimo libro di Felicia Kingsley, che mi è piaciuto molto perché è ambientato in epoca Regency. Non a caso ho scelto di leggere questo perché viene proprio da quell'epoca. È un romanzo ambientato sempre in epoca Regency, quindi ho voluto un po' seguire quel filone, però vi ho anche detto che non ho apprezzato le scene particolarmente spicy. Qui non ci sono, nel senso che è un libro molto più delicato da questo punto di vista. Ho sbagliato a dire che non ci sono, perché qualcosa c'è, ma è qualcosa, è il modo di scrivere che piace a me sostanzialmente, è molto più delicato, molto più romantico. Insomma, questa storia d'amore fra Violet e il Duca a me è piaciuta tanto, l'ho trovata molto delicata. Il libro termina con una Daphne 42enne, quindi non lo so se poi nel secondo volume verrà ripresa Daphne o immagino si parlerà di qualche altro componente della famiglia Bridgerton, penso. La serie TV la guarderò, non lo so ragazzi, perché comunque se voglio andare avanti con i libri credo che mi perderò un pochino il gusto della lettura, cioè qui siamo a un bivio, cioè o vado avanti con la serie Bridgerton, la serie intendo di libri, oppure mi dedico direttamente alla serie televisiva e stacco con i libri. Non lo so, per adesso non ho comprato il secondo volume e sono passata a un'altra lettura. Una lettura completamente diversa, ne parleremo spero nel prossimo video perché sono abbastanza a buon punto con la lettura, quindi dovrei concludere non tanto diciamo
lungo, anche perché è un libro comunque scritto molto grande, è uno young adult, ambientato però in una leggenda coreana. Qui parliamo di un fantasy basato però su una leggenda coreana. E mi pare che anche, anzi, ne sono sicura, anche l'autrice sia coreana. Però è scritto molto grande e quindi penso che rapidamente lo finirò. Non lo so poi se comprerò il secondo della serie Bridgerton. Distinto direi di sì, perché comunque il primo mi è piaciuto tanto, si legge anche tra l'altro molto rapidamente. Direi che è adatto se siete amanti del romance. Qui non parliamo di commedie romantiche, non parliamo di click-clit, non parliamo di storie di questo tipo, parliamo proprio di romance nel senso pieno del termine. Quindi se vi piacciono le storie dove ci sono, come dicono a Genova, parecchi ceti, pettegolezzi, feste da ballo dove ci si scambiano chiacchiere, insomma, se vi piace questo mood, direi che questo libro assolutamente fa per voi, che poi è anche lo stile, in un certo senso, delle storie ambientate in epoca Regency. E a proposito di epoca Regency, al supermercato, e qui chiudo perché ve lo voglio far vedere, ve lo faccio vedere in questo video, ho trovato un altro libro ambientato proprio in epoca Regency. E l'ho trovato l'altro ieri, mi pare, al supermercato, pagato 3,99 euro. E adesso ve lo faccio vedere. Ce ne sono altri, quindi sguinzagliatevi nei supermercati per cercare questa serie di libri ambientati in epoca Regency, firmati Harper e Collins, quindi sono libri Harmony a tutti gli effetti. C'è anche l'indicazione del sito eHarmony, che però, come vi dicevo, purtroppo non possiamo più utilizzarlo per fare le nostre spesucce. E comunque ce n'era più di uno. Io ho scelto questo e voi capirete subito appena vi faccio vedere la copertina perché l'ho scelto, ma ce ne sono tanti. Quindi amanti del romance, amanti degli Harmony, amanti dell'epoca Regency, sguinzagliatevi nei supermercati. Ed eccolo qui il libro che appunto vi dicevo. Con l'occasione qui ve ne ho portato anche un altro che ho preso di recente. Non lo so quando riuscirò a leggerlo, però mi ispirava parecchio. Questo qui è il libro che vi dicevo, 3,99, costerebbe però 8,90 per Collins. Sono due libri in uno ambientati in epoca appunto Regency a tema natalizio, quindi potevo lasciare lì delle storie natalizie ambientate in epoca Regency, no? Cioè, rispondetemi sinceramente nei commenti, cioè scrivetemelo sinceramente nei commenti se poteva essere lasciato lì. Un profumo delizioso come tutti i libri Harmony ultimamente, e quindi vedremo questo romantico Natale anche se siamo ad aprile. Poi l'altro libro che vi volevo far vedere, che ho comprato appunto di recente, mi pare proprio per qualche festa, non ricordo quale, se la festa della donna, insomma, un libro che mi sono appunto autoregalata, che è questo, Ice Breaker. Non lo so, ragazzi, perché l'ho comprato. Penso perché è ambientato nel mondo del pattinaggio. La protagonista è una studentessa universitaria, non so, scrivetemi nei commenti se qualcuno l'ha letto, se ne sapete qualche cosa, e proprio perché è ambientato nel mondo del pattinaggio e perché mi piaceva la copertina, lo so, lo confesso, profuma tantissimo, Oscar Fabula, non lo so, vedremo quando riuscirò appunto a leggerlo. Io amo tantissimo il pattinaggio, soprattutto quello artistico, quindi quando ho visto questo libro era ambientato nel mondo del pattinaggio mi sono lasciata convincere. E lo so, a volte mi capita dalla copertina, dal packaging, insomma da tutto quanto. Comunque, mi pare di avervi detto tutto. Io con questi miei libricini vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!